partiamo appunto, ecco, dal fatto che tu, ecco, dicevamo che sei un personaggio che, a prescindere dal tempo che passi davanti alle telecamere, rimani sempre comunque al centro dell'attenzione, un personaggio che appunto anche quando non c'è c'è. Questo è una grande fortuna, non ti so dire perché, dipende forse dal fatto che negli ultimi anni di programmi e di cose come quelle che facciamo noi ne hanno fatti molto pochi, insomma, quindi poi quel tipo di cosa, specialmente di gruppo, un po' il tipo di televisione anche caotica che noi facevamo non si fa più. Poi sono negli ultimi anni la comicità deviato verso il cabaret, il comico è diventato principalmente un intrattenitore, insomma, diciamo la pagina centrale della settimana enigmistica, adesso ci fa ridere due minuti però veramente quindi quelle cose continuano ad andare, e poi appunto il fatto che in Italia la storia si ripete, tornano attuali, capita che delle cose passano attualità, poi tornano attuali, poi ripassano attualità, poi tornano, quindi sono dei cicli, dei loop, insomma. Io voglio sapere anche un po' proprio l'inizio. Tu vieni da una famiglia nota, no? Anche se forse oggi sei tutto sommato il più noto della famiglia nota, almeno come artista. Come ti è venuta, come ti è nata la vocazione del comico e come l'hai sviluppata? Ma insomma, come dicono tutti, per caso, nel senso che tutti i comici hanno un background uguale, cioè a scuola facevano l'imitazione dei professori, queste cose siamo passati tutti, quindi così ho cominciato. Devo dire, la mia è una famiglia, una casa in cui la comicità aveva molto accesso, intanto giocavamo molto, noi siamo stati, io e mia sorella Sabina, tirati su, avevamo dei genitori molto giovani, quindi erano molto più giovani di quanto sono io adesso, quando noi eravamo bambini, già in età di... eravamo in grado di intendere e sentivamo alto gradimento, quindi siamo diciamo il linguaggio del comico l'abbiamo respirato molto più tutta la commedia italiana, quello insomma in questo senso devo ai miei che ci hanno dato accesso a questo mondo che non era così scontato, perché in alcune famiglie ad esempio c'era una resistenza schizzinosa, e mi ricordo anche, cioè, i miei nonni, per i quali Totò era volgare, era una cosa di cui non, cioè, poi diventa il principe, poi si è esagerato magari, poi, dopo la morte si esagera nell'altro senso, ma allora queste cose erano viste con un po' di sufficienza, mentre per noi era un grande gioco, quindi siamo tirati su così. E tu imitavi, oltre alle persone, ma beh, tutti ti ispiravi in modo particolare? Beh, a noi piaceva molto, io mi ricordo la folgorazione sui comici italiani, era quando noi eravamo bambini, eravamo pazzi di Tante Scuse, che era il serale di Vianello Mondaini, che però era ed ancora è, se qualcuno appunto su YouTube se lo va a vedere, era ed è ancora, perché poi la televisione è tornata ad essere reazionaria, modernissimo, perché era di un cinismo e di una cattiveria unica. Io mi ricordo, io e mia sorella Sabina stavamo lì, per ogni puntata c'erano i ricchi e poveri che cantavano, in ogni puntata venivano ammazzati in un modo diverso. Cioè, loro cantavano una canzone proprio da ricchi e poveri, intanto c'era Raimondo Vianello che si trascinava su una montagna un gigantesco pietrone che si vedeva l'orlo, e questa cosa a noi ci faceva ridere da morire, ed era un appuntamento fantastico, ecco, quel tipo di cose erano cose molto sofisticate, e d'altronde quella tradizione della televisione italiana non ne conta moltissimo, cioè, appunto, cioè, uno ricorda la coppia Dognazzi Vianello, ricorda Noschese, ma è un filone che poi è stato non battutissimo, perché anche all'epoca loro andavano incontro a problemi di censura, insomma non era già una televisione un po' borderline. Poi è arrivato l'umorismo, quello anche non è un giudizio di valore, insomma, buono e cattivo, più commerciale, più da barzelletta, più bramierese, come dire, che ha preso piede per tutti gli anni 80, però c'erano,
poi dei programmi culto come appunto il, cioè il programma non stop, in cui c'erano contemporaneamente il Primo Verdone, la Smorfia, c'erano delle cose fantastiche. Quello per noi bambini era più bello di qualunque, e se ne parlava a scuola. E poi devo dire Arbore, appunto, da Alto Gradimento fino a quelli della notte, insomma, noi eravamo degli appassionati, cioè quella cosa che poi adesso è un po' sparita della gente, che il giorno dopo si vedeva soltanto per parlarne, chi se l'ha registrata e chi sapeva. Quindi siamo stati cresciuti con questo grande amore. Poi io ho scoperto un po' più da grandicello, perché anche perché queste cose non c'erano, altre cose internazionali, il Saturday Night, che abbiamo scoperto perché al cinema è arrivato, le prime cose di De Necroide, di Belushi, eccetera eccetera, e poi tutta invece la comicità inglese, i Monty Python, e devo dire la BBC continua oggi a fare le cose più forti, The Office, cioè questa roba è modernissima. E purtroppo, infatti, appunto, Boris è un po' un'eccezione, sarà difficile. Sarà difficile. I miei amici hanno mangiato tutti tranne io. Masticherò questo microfono. Per cui, insomma, è stato. Eravamo degli appassionati. Io poi avevo molta. Mi piaceva molto scrivere. Al liceo pensavo. Arrivo. Pensavo che avrei scritto cose serie, poi mi sono buttato sulla. Quindi mi piaceva anche molto la comicità scritta. Da questo poi è arrivato questo mestiere. Io ho fatto l'autore per anni, non pensando di fare l'attore. Poi un po' mi ero geloso del fatto che le mie battute le dicesse qualcun altro. Quindi ho detto, ma questa va detta così. E ho cominciato a fare questo lavoro. Da allora sono passati. I personaggi tuoi, anche tu hai sia inventato dei personaggi straordinari, ma hai anche reinventato dei personaggi, più che imitazioni, forse hai dei tratti, mi viene in mente La Porta con Altrimenti lui muore, che è un dettaglio che però rende un po', no? Sì, infatti io sono sempre stato, poi appunto facendo programmi satirici capitavi di dover fare delle imitazioni, però insomma alla fine, siccome di imitatori ci sono tanti, la chiave è l'interpretazione, quanto poi un personaggio viene manipolato e stravolto nella direzione che la chiave gli imprime, è la cosa più divertente, insomma. Per cui io mi sono divertito molto più a fare Rutelli, che parlava con Alberto Sordi, che fare delle vere imitazioni che ho fatto di servizio. E poi mi sono appunto molto appassionato a personaggi che erano minori, perché io ero un grande appassionato di televisione notturna, non solo quella Rai appunto, no, ma anche dei programmi di Teleroma 50, di piccolissime realtà, e questi che facevano, c'era più gente in studio che quelli che li guardavano a casa sul serio, cioè mi ricordo c'erano degli amici che lavoravano e dicevano, questi ieri Spence hanno fatto, di audit l'abbiamo incontrato, hanno fatto zero, ma zero vero, cioè dice non c'è nessuno, questi hanno fatto la trasmissione, nessuno, neanche un cane li ha visti. Quindi pensavano di essere in televisione, ma in realtà erano a casa loro, potevano spogliarsi nudi, fare qualunque cosa, non l'avrebbe. Allora la dimensione della micro televisione, di gente che pensa di comunicare, in realtà parla contro un muro, mi piaceva moltissimo. E per cui mi sono poi specializzato anche nei matti. Gabriele Laporta è un personaggio con questo Don Chisciotte che pensa ancora che la televisione possa insegnare, che se lui spiega i miti greci qualcuno dall'altra parte capisce, fa il giorno dopo si va a comprare dei libri. Quindi era dei personaggi anche molto drammatici, era divertente. Poi il venditore di quadri, quello che disperato, che c'è i creditori alle spalle, quindi deve vendere 50 Schifano di cui 30 falsi, 2 l'ha fatti lui, 5 la moglie, 1 è vero ma non si ricorda qual è dei due. È molto divertente, e appunto quando uno fa così poi più reinventa più che imitare, cioè alla fine del modello originale non te ne frega più niente di quello che fai e vive una seconda vita nella tua, diciamo, imitazione. Questo di Boris, che è entrato prepotentemente in questa serie e l'ha un po' stravolta, mi fa molto piacere, perché eravamo tutti molto incerti all'inizio, non avendo avuto io esperienza di questo tipo. È stato molto divertente ed è una summa di un po' di cose già fatte, un po' di cose nuove. Loro erano molto dei fan, molto affezionati al caso Scafroglia, che è un programma eversivo che io ho fatto
l'ultimo programma tuo? Sì, nominalmente sì, 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 un programma vero e proprio sì, in cui c'era questo conduttore che era un po' filo governativo, un po' filo oppositivo, quindi era un doppio, mentiva, ma poi non si ricordava più lui esattamente che opinione aveva. E quindi questo Mariano, siccome doveva essere un personaggio doppio, il gioco era che era un matto, ma non si capiva quanto lui sapesse di essere, ma pensava di farci. Mi fa ridere, questo personaggio è matto, è convinto però che li sta fregando tutti, poi qualcuno gli spiega che è matto veramente e lo sorprende, dice come? No, tu sei veramente, perché abbiamo filmato, guarda, sono io. E quindi è stato un esperimento molto, molto divertente, specialmente le scene con Alessandro in cui lo costringeva a cantare. Devo dire che ho una passione per le scene di sadismo, e quelle... l'idea di come ti costringe a cantare le canzoni di Comunione e Liberazione è più pesante di alcune sevizie sessuali probabilmente dette. Insomma. Questo misticismo comunque caratterizza un po' i due personaggi? Sì, cioè, sono molto attirato dalla... tanto al mondo della religione e della fede, specialmente appunto, già mi sono divertito molto con quello, che però è un po' una vendetta, perché ho avuto una fidanzata new age che all'epoca c'aveva tutte, cioè, cose di fantapsicologia, parapsicologia, non nel senso dei fenomeni extrasensoriali, ma che erano psicologie non ufficiali, un po' di religione, un po' di buddismo. Quindi, molto divertito dagli integralisti, da figure che poi usano predamericano, sì, esatto, anche quelli che vogliono, che si avvicinano alla religione per trarne un potere morale superiore e poi fare un culo così agli altri, fondamentalmente c'è molto poco di spirituale, cioè imparo questa cosa. E quindi questo Mariano in realtà è un violentatore, uno è un accentratore che vuole attenzioni, e quindi decide di usare la religione, questo misterioso fatto che ha incontrato Gesù Cristo sul raccordo anulare, no, sulla Roma L'Aquila. Tu personalmente, il tuo rapporto con la religione come sta? Personalmente io sono neanche un ateo, un nichilista assoluto, però sono molto, quindi molto attirato, molto divertito, cerco di capire chi ha fede, se ce l'ha veramente, cerco di capire qual è il meccanismo per cui lo trovo un talento che io non ho, perché io purtroppo penso non solo che non c'è un al di là, ma che non c'è neanche realmente un al di qua, sono un po' categorico, quindi la persona più refrattaria possibile, però è un soprattutto il bisogno spirituale, c'è la gente che crolla improvvisamente, scopre la Madonna o va a portare un omaggio a Padre Pio, manco sa chi era, visto in televisione, pensa di essere lui. Queste storie qui mi intrigano molto umanamente, però insomma, non c'è nulla di realmente religioso. Chiudendo, tra i centinaia di personaggi che hai fatto, ci fai uno a caso? Una cattiva... Un personaggio molto... abbiamo parlato di Gabriele Gabriele Morte, la morte dell'anima, lo ricordiamo, la morte dell'anima per onda. Martedì, Saturnedì, Giovedì, Uranedì, alle 4, alle 4:10, con la regia di Franca Zeppetti, che è anche fonico, ti ringraziamo, grazie, a portellano, grazie. Altrimenti? Altrimenti lui muore.